Con Fabiana Dadone, Movimento 5 Stelle, neo capogruppo qui a Montecitorio. Onorevole Dadone, intanto la questione delle riforme. Saltato il patto del Nazareno, Forza Italia adesso ha un atteggiamento diverso, ha presentato tantissimi emendamenti e subemendamenti. Per voi è cambiato qualcosa? Purtroppo l'atteggiamento con cui si stanno affrontando queste riforme è completamente sbagliato. Sono riforme della Carta Costituzionale, stravolgono 40 articoli, quindi sostanzialmente metà dell'articolato costituzionale tutto, e richiederebbe la maggior partecipazione e condivisione possibile. Invece, apparentemente, questo tipo di modifica è stato legato a un patto di cui quasi nessuno sa nulla. Questo teatrino messo in piedi oggi dal presidente Sisto, che si è dimesso da relatore, francamente. Ci lascia un po' allibiti, ma proprio per il trattamento che si ha nei confronti di un argomento così delicato. A parere nostro, il patto del Nazareno non si è assolutamente sciolto, è un teatrino tirato in piedi per creare un po' di movimento, per prendere un po' in giro i cittadini, però di fatto andrà avanti come era prima. Quindi, diciamo, lei, secondo lei è semplicemente una questione che cambierà forse un po' la tempistica, Sì, forse anche è un troppo? gioco di ruoli, semplicemente. Apparentemente Renzi ha vinto questa incredibile sfida del Quirinale, in realtà avendo i numeri perché li ha avuti grazie alla legge del porcello, ma aspettando la quarta votazione poi con un quorum così basso, avendo i numeri era facilmente raggiungibile il risultato. Quindi hanno creato questa circostanza per cui oggi Forza Italia finge di essere indispettita e si tira indietro. Poi bisognerà vedere come si va avanti. Sicuramente su un argomento come questo, noi lo diciamo dall'inizio, ci deve essere una condivisione di tutto il Parlamento, al di là di quelli che sono i rapporti e gli accordi tra i due gruppi di maggioranza, anche Ma se. voi avete pensato di fare, diciamo, sponda con la minoranza del PD, con SEL, con quelli che, diciamo, hanno fatto parte del cosiddetto metodo Mattarella? Fare sponda è un brutto modo di dire, seppur probabilmente sia il più adatto. Noi abbiamo sempre dialogato con tutti i partiti, con Forza Italia, anche con il PD, anche se spesso ci dicono di non essere collaborativi. Abbiamo dialogato anche con la minoranza, sia su queste riforme, sulla legge elettorale, e abbiamo anche tentato di discutere sia con Renzi che con la minoranza del PD sulla questione del Presidente della Repubblica, ma evidentemente non c'è stata risposta da parte loro, non certo da parte nostra. Beh, perché forse qualche margine, per esempio sulla legge elettorale, magari potrebbe ancora esserci di cambiamento. Già qui è un po' più complesso, perché insomma siamo già in seconda Beh, lettura. speriamo che ci sia qualche margine di cambiamento, anche perché la legge elettorale, soprattutto in combinato disposto con questa riforma, creava un sistema che di fatto rischia di diventare una dittatura del governo e di quell'unico partito che riuscirà a vincere il premio di maggioranza e quindi avere il 53% dei seggi qui alla Camera, quindi superare tutto quello che è il vaglio del Senato, rendendo un Senato che dovrebbe essere federale di fatto un Senato completamente inutile. E che tra l'altro, anche se non direttamente, però cambia anche il ruolo del Presidente della Repubblica. Certo, cambia tutto, è per quello che delle riforme così ampie avrebbero dovuto essere discusse con tutte le forze politiche e soprattutto, a parere nostro, in particolar modo la riforma costituzionale sarebbe dovuta venire dal Parlamento, che è il vero titolato dalla Carta Costituzionale, a modificarlo e non dal governo, che di fatto si è arrogato un altro diritto che non aveva. Voi avete presentato emendamenti adesso? Abbiamo presentato? Emendamenti adesso? Certo, noi ne presentiamo sempre perché la facoltà di emendare è l'ultima che è rimasta al Parlamento in questo caso. Quindi sì, tentiamo di migliorare il testo, soprattutto tentiamo di capire che tipo di forma di Stato effettivamente voglia questa maggioranza. Perché se da un lato ha creato un Senato chiamandolo dell'autonomia, quindi di fatto facendo intendere che fosse federale, dall'altro lato poi col titolo quinto ha riaccentrato le competenze in mano allo Stato. Quindi è contraddittorio di per sé il sistema così come è costruito. Senta, una domanda che non è strettamente legata all'attività parlamentare di adesso. Il Premier ha detto che entro marzo arriverà il disegno di legge, il provvedimento sulle unioni di fatto. C'è stata la sentenza della Cassazione che è stata un po' pilatesca perché da una parte ha detto sì, servono dei diritti equiparabili al matrimonio, però al matrimonio no, beh, del resto la legge ancora non c'è. Avete un'idea di, diciamo, su come voterete in tal caso? Innanzitutto il Premier dice un sacco di cose che poi non realizza costantemente, compreso quello di farsi eleggere prima di arrivare ad essere il Presidente del Consiglio, invece non l'ha fatto assolutamente. Detto questo, ci sono tantissime altre cose che andrebbero fatte. Questa è sicuramente
una cosa importantissima, i diritti andrebbero garantiti a tutti. Noi sicuramente faremo una discussione in rete su questo, perché siamo abituati a condividere con i nostri cittadini. Per noi è fondamentale che le persone, i nostri elettori, possano esprimere un parere, perché noi siamo semplicemente portavoce, per cui su questo sicuramente ci confronteremo con loro.